Se vi dico la parola canile, quali immagini vi vengono in mente? Queste, scommetto! E se vi dicessi che questo è un canile? Ci credereste? Un sogno, vero? Beh, c'è qualcuno che questo sogno è riuscito a realizzare. E noi dei Bow Boys siamo entrati subito in missione. Perché anche noi crediamo nei sogni. Il nostro bassista Alessandro, capogruppo dei Bow Boys di Rimini, ci ha segnalato sul nostro sito web un canile unico nel suo genere. Quello di Ulmino, ad Albereto di Montescudo. Sono il sergente Berini dei Bow Boys. Ciao Marco, sono Ezio. Ciao, piacere. Alessandro aveva ragione. Questo è un rifugio diverso da tutti gli altri. Senti, ma tu, Ezio, non usi gabbie? No, qui ci sono strutture che i cani riconoscono come casa. Ci sono recinzioni per quando io non ci sono, ma loro sono sempre liberi. Qui ci sta un gruppo di cani anziani, loro hanno la possibilità di star fuori se ci vogliono stare o dentro se ci vogliono stare. Qui hanno il loro divanetto, le loro coperte, il cibo, l'acqua corrente. Queste le fate tutte tu? Sì. Questo è il primo cane che è arrivato da Rieti. Questo è il primo cane che è arrivato da Rieti. Gioia. Ezio mi racconta che molti dei cani presenti ad Ulmino provengono dal sequestro del canile di Colle Arpea, in provincia di Rieti. Lei è arrivata in aprile del 2004, quando ancora io dovevo andare dentro Rieti. Che realtà hai trovato a Rieti? Rieti era un rifugio, un lager. Quella dei canili lager in Italia è una triste realtà. Ogni anno vengono sequestrati e chiusi tanti canili e messi in salvo animali che vivevano in condizioni disperate. Io avevo sentito parlare di Rieti da Betty. Appena entrata mi sono resa conto che era un girone infernale. Ci scrivevamo per mail e lei mi raccontava di cose allucinanti. Io, come credo dovrebbero fare tutti, sono andato a vedere. Classico canile, veramente lager, costruito con reti Eternit. C'era un odore che nessuna fotografia e nessun racconto poteva raccontare. 1200 cani stipati in situazioni allucinanti. Senza aree di sgambamento, senza nulla, cani ammucchiati. Noi abbiamo portato a casa Cerse, un cane Rottweiler, che stava in almeno un metro di feci. Per tirarlo fuori abbiamo dovuto tagliare le reti. Questa è sempre stata la realtà avallata e legittimata da tutti. Ho dovuto tirar via un cane, ho dovuto tagliargli il pelo perché loro lavavano con gli idranti e il cane col ghiaccio era rimasto attaccato col pelo per terra. Sì. Quando entri in uno di questi posti non puoi più veramente voltarti indietro. A porre fine a questa drammatica situazione, l'operazione di sequestro coordinata dal Corpo Forestale dello Stato. Al momento del sopralluogo effettuato dagli agenti della Forestale, quanto è parso è stato estremamente raccapricciante. Alcuni animali erano morti affogati in delle vasche dove convergevano i liquami. Una grande fossa raccoglieva i resti di numerosi corpi e di questi animali. Il proprietario della struttura è stato condannato a un'ammenda di 5.000 euro, mentre il reato di maltrattamento è andato purtroppo in prescrizione. L'operazione ha messo in salvo un migliaio di cani, 150 dei quali hanno ritrovato qui la voglia di vivere. Milo era uno scheletro di cane ormai, Gita una cagnolina che è sempre stata terrorizzata, tra l'altro malati tutti e due, lo Smanier lì che ha una serie di malattie infettive. Possiamo dire che loro qui veramente hanno scoperto che cos'è la vita, perché si sono assolutamente inseriti benissimo nel gruppo e sono due cani felici. Questi non sono gli unici cani a cui Ezio ha salvato la vita, ce n'è uno in particolare che è diventato il simbolo di tutti gli Ulmini. Principessa viene dalla Calabria,
Quando è arrivata su i danni erano già stati fatti e noi non abbiamo potuto fare altro che curare le ferite. Si è integrata perfettamente con il rifugio e per lei il carrellino è stato veramente tornare alla vita. Lei lo ha accettato da subito e da subito ha capito che le poteva servire per essere autonomo. Per Ezio aiutare gli amici a quattro zampe è diventata una missione di vita, ma anche se siamo in paradiso, inevitabile il confronto con la realtà. Ecco, ma e tutto il tuo stipendio va ai cani? Il mio stipendio, quello di Betty, va ai cani. Sono costi molto alti, le cliniche ci vengono incontro, ci danno una mano con le adozioni a distanza. Siamo costantemente in difficoltà, ma questo qualsiasi associazione che si occupa di animali in difficoltà. Però la gente ci aiuta. E anche noi dei Bow Boys non rimarremo con le mani in mano. Ezio, guarda, da parte mia, da parte nostra, ti devo fare i complimenti. Ci sei veramente un grande capobranco. Grazie. Posso fare due cose. Una, dire a tutti che se c'è qualcuno che vive qua vicino, che vuole dare una mano a Ezio e che si sente un Bow Boy dentro, può farlo. La seconda cosa è che mi piaceva lasciarti un piccolo regalo. I regali sono sempre ben accetti. Allora vieni con me. Visto che sappiamo che economicamente non è facile, abbiamo pensato che un po' di umido ti faceva ancora. Grazie. Grazie molto. Siamo consapevoli che questa è solo una goccia nel mare. Serve l'impegno di tutti perché i canili Lager diventino solo un ricordo. E qui a Olmino ce l'hanno fatta. Missione compiuta!